Il Teramo si lecca le ferite dopo il pesante KO di Carrara, che ha chiuso la peggiore settimana biancorossa dall'inizio della stagione. Prima il pareggio casalingo in rimonta con l'Olbia, una partita che avrebbe potuto dare uno sprint alla classifica del diavolo. Poi la netta sconfitta in Coppa col Sud Tirol, 1-0-3 subito al Bonolis senza discussioni. Quindi le vicende giudiziarie che hanno investito la nuova proprietà e infine la disfatta dello Stadio dei Marmi di Carrara. Proprio oggi il tecnico Federico Guidi ritrova i suoi ragazzi per preparare la seconda trasferta consecutiva di sabato a Pontedera e sarà l'opportunità per guardarsi negli occhi dopo la figuraccia di domenica. Nel dopogara Guidi non le ha mandate a dire, si è preso le sue colpe ma ha tirato in ballo anche i giocatori dai quali si aspettava un atteggiamento diverso pur nelle difficoltà. E devo fare anche un esame di coscienza io per riuscire a spronare i ragazzi e soprattutto magari cercare di capire quelli che si sentono veramente la maglia del Teramo addosso e vogliono far parte di questo gruppo e chi invece ha già abbandonato la barca quando invece non era il momento. Sono queste le nostre responsabilità e oggi siamo mancati sia nella professione che nelle responsabilità. Io non me le tolgo di dosso perché sono io il capo barca di questa squadra e io sono mancato nel riuscire a trasmettere loro quelle che sono le cose più importanti che dovevano essere fatte. Per la gara del Mannucci Guidi ritroverà Fiorani e potrebbe contare di nuovo su almeno un paio di lungodegenti, Bua e Cucurullo, forze fresche necessarie per un ricambio di energie visto che alcuni calciatori hanno effettivamente tirato la carretta, tra questi Mattia Piacentini che salterà la partita per squalifica. Potrà tirare il fiato ma mancherà il duello con l'ex compagno di squadra Magnaghi, capocannoniere del girone. Per il Teramo sarà necessario almeno portare a casa un risultato positivo, anche un pareggio, per non peggiorare una classifica nella quale stanno dando segnali di riscossa anche le ultime due, Viterbese e Grosseto. Si resta poi sempre in attesa di ulteriori sviluppi circa la vicenda societaria. La mancata convalida dei fermi ha rimesso in libertà da sabato i fratelli Ciaccia. Il 60% delle quote resta al momento sotto sequestro. Si attende la pronuncia del GIP di Roma circa la conferma o meno del provvedimento preso dalla Procura di Roma, come si è anche in attesa della decisione della Federcalcio circa l'approvazione o meno del passaggio societario. Sono fasi cruciali senza le quali al momento è molto complesso capire quale sarà l'immediato futuro del club.